abbandoniamo completamente e di nuovo ripetiamo per altri due cicli. Da questa posizione prima preparo, dando una stabilizzazione più importante nella posizione di overhead, poi continuo a respirare in modo neutro e a mantenere con contrazione isometrica contro la resistenza del peso gravitazionale e poi vado nel rilassa. Ancora una volta, terzo ciclo, rilasso e continuo a mantenere, riduco l'intensità del contrai e poi rilasso. Mantengo il rilasso e nel rilassare gioco nel mantenimento dell'allungamento con una posizione variata. Il mio piede anteriore lo porto in intrarotazione e mantengo questa posizione di stretch. In questo modo continuiamo ad allungare gli ischiocrurali, dando una percezione maggiore alla flessione del rachide, creando però un elemento destabilizzante nell'appoggio del piede anteriore. Ritorniamo al centro e facciamolo allo stesso modo per la posizione di extra rotazione del piede anteriore e continuiamo. Sentirete che lavoriamo su diversi fasci del gastrocnemio e diversi fasci del bicipite femorale. Quindi modificheremo la consapevolezza concentrandoci sull'equilibrio variato dalla intra e dalla extra rotazione. Ritorniamo in asse e valutiamo se riusciamo ad aumentare la flessione spostando le braccia con le palline che guardano verso il soffitto più indietro.